Madonna, è silenzio c'è stasera. Madonna, è silenzio c'è stasera. Guarda, c'è un silenzio stasera. Madonna, è silenzio c'è stasera. Guarda, sì. Madonna, è silenzio c'è stasera. Guarda, non c'era mai stato un silenzio mi stasera. Sì. Madonna, è silenzio c'è stasera. Io chiaramente non avevo paura di silenzio, ma stasera c'è un silenzio, non c'era mai stato un silenzio mi stasera. Perché questo non è uno dei silenzi che uno dice, Madonna, è silenzio c'è stasera. No, no, questo è uno dei silenzi che uno dice, Madonna, è silenzio c'è stasera. Ma lo sa se un indiano sente un silenzio mi stasera? Oh, tu lo sai, gli indiani vivono in silenzio. Ma lo sa se un indiano sente un silenzio mi stasera e dice, Madonna, è silenzio c'è stasera. Anche te, Chiaramonti, è un silenzio mai stasera, non te lo fa mica, caffè. Che vuoi provare? O vai. Ci prova. Allora, nel bar non c'è nessuno e c'è silenzio. Io entro. Io entro e sto zitto. E vengo al banco. E mi metto davanti a Chiaramonti e sto zitto. Se tu mi dirai vuole qualche cosa, e io zitto. Se tu mi dirai vuole un caffè, e io sempre zitto. Te che tu fai? Io, siccome chi tascia consente, piglietti fuori caffè. No, chi tascia sta zitto. Chi tascia consente. No, Chiaramonti, chi tascia sta zitto. Chi tascia consente. Chi tascia sta zitto, Chiaramonti. Chi tascia consente. Chi tascia sta zitto. Chi tascia consente. Da quando? Da sempre. Da oggi. Da sempre chi tascia consente. No, chi tascia sta zitto, Chiaramonti. Chi tascia. Chi tascia. Chi tascia. Chi tascia sta zitto. Chi tascia. Zitto. Voglio anche, vai. Chi tascia sta zitto. Pronto? No, non torno, mamma, non torno a casa, non torno a casa, non torno più, non torno neanche a dormire. No, lasciamoci così senza rancore. Come è il rancore? Mamma, è un modo di dire, lasciamoci, non torno più. Ciao, no, non mi chiamo Alessi, ciao. Comunque, Chiaramonti, chi tace sta zitto. No, chi tace acconsente. Ci si vede domattina. Sì, così si finisce il discorso. Ecco.